Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Nous parlons en français aujourd'hui. Vous parlez... Oui, 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 oui. Radio Piano. Pourquoi? 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 Vabbè, io purtroppo sa che il francese un po' lo capisco, ma vuol dire parlarlo. Vabbè, parliamo in italiano perché ci capirebbero secondo me in pochi, ma è una lingua che non si studia più tanto. No, ho capito, però insomma è una lingua che ha sempre il suo fascino. Io insomma sono un grande comunque amante dei vini francesi. Di parlarti francese. Sì, sì, la Nagaia, ragazzi, poi Nagaia, ragazzi, quando parla con quel francese, come dire, che le ingentilisce in maniera perché ulteriore. Perché se no se parla in italiano no, Sì, è veramente certo. Elegante. Io sono sta sempre guardando elegante. Sua mamma, Danila, quando parla francese è veramente... Sai cosa ti direbbe con tutti i soldi che ho speso per farla studiare? Sì, me la immagino che lo dice. Ci perché parliamo in francese, Nagaia, perché in questa puntata l'urna di New... Innanzitutto ringrazio la produzione che mi fa fare Radio Piano con la Nagaia, così facciamo un po' dire, come dire, di... Ma infatti io aspettavo il signor Villa oggi, perché da turno io c'avevo Alessandro Villa, perché e quindi non perché vedevo l'ora. Perché ha fatto il sessista come al solito con la Gallucci, quando era qua... No, perché no. Approfittavo, insomma, abbiamo una gara in sospeso, insomma, delle vecchie... Sì, faremo anche un karaoke quest'oggi per così... No, sto scherzando. Parliamo un po' seriamente adesso. Mi faccia parlare francese, ma non mi faccia cantare, perché già... In famiglia, insomma, non canti, siamo tanto messi bene. Canti abbastanza bene. No, dicevo, Marsiglia, cosa dobbiamo aggiungere su questo, oltre a quello che hanno già detto il mister, oltre a quello che ha detto il capitano, c'è poco da aggiungere. Credo che la notizia più importante sia che il Marsiglia in questo momento della stagione, della sua storia, non stia facendo benissimo, quello che leggete da tutte le parti, vi diranno una squadra che ha un profilo basso, con l'Inter addirittura, ho sentito Massimo Mauro Nagaia che diceva l'Inter è già ai quarti, io ci vado veramente con i piedi di piombo, poi ci collegheremo con il dottor Paolillo tra circa 10 minuti per lui Ranion, per sentire le sue prime impressioni su quello che è stato questo sorteggio. Credo che Zenit a parte, comunque lo Zenit aveva il problema che arrivava comunque da due mesi di sosta invernale, Zenit a parte, un po' tutte le squadre rappresentassero più o meno la stessa difficoltà. Il Marsiglia è squadra tecnica e squadra che ha tanti giovani, ci sono i due aieux, che sono i due figli di Abidi Pelé, che tante gioie ci diede negli anni 90 con una famosa prestazione contro la squadra meno nobile della cerchia dei Navigli di Milano, sì. Leggi Milano. E, ti ho lasciato parlare perché ho visto che mi sei partito. Ti piaceva sì, in questa sì. Versione un po'... Sì, e non volevo disturbarti. Ci sarà un'invasione dei tifosi dell'Inter a Marsiglia perché è relativamente vicina a Milano e quindi molti di loro andranno in macchina. È una tifoseria molto calda, quella del Velodrome. È undicesimo Marsiglia adesso in campionato, come dicevo prima, non sta facendo benissimo, però non ha fatto neanche benissimo in Champions. Però è formazione, la vediamo, eccola qui la classifica della Ligue 1. Prima il Montpellier a pari merito con il Paris Saint-Germain, Lille a 34 punti, il Marsiglia molto attardato, ancora a quota 25. Per chi dici tu meglio? In Ligue 1? Sì, io per il Com. Io Roma, come direbbe Scarpini. Scarpini, perché gli piace per l'accento provenzale. No, mi fate rivedere la classifica della Ligue 1 per cortesia, signor Secchi, se me la fa rivedere. Ecco. Il Brest non lo so, anche il Nancy mi piace, Nizza. Va bene. Nancy negli anni perché mi piace 80, la zona, hai capito? Nancy negli anni 80 faceva tanto preoccupare tuo papà e mi piace la zona, insomma, anche del Nizza, quindi comunque Marsiglia sarà una sfida affascinante, prima bella partita calda, che si gioca prima partita che si gioca il fuori 20, casa fuori casa il 22 di febbraio, il ritorno invece il 13 marzo, quindi la prima gioca di mercoledì, il ritorno invece gioca di martedì. Va da sé che la parte col Bologna verrà anticipata al sabato, ci permettiamo di anticipare quello che poi verrà dichiarato più in maniera circostanziata dalla Lega Calcio. Sì, adesso bisognerà sistemare. Ci saranno tutti i calendari, come sempre fanno quando in questi giorni ci saranno gli anticipi posticipi fino alla fine degli ottavi di finale di Champions League. Aggiungiamo qualcosa sulle altre partite? Possiamo magari dare uno sguardo il tabellone, chiediamo al nostro
Gianluchino Rossi, abile grafico e anche ballerino in regia. Di Tip Tap. Di Tip Tap, è famoso per questo. Basilea Bayern, sfida che ha fatto sorridere. Sì, è già al momento dell'estrazione. Sì, al momento dell'estrazione, il buon Breitner che estraendo ha sorriso pensando e dai che siamo ai quarti di finale, proprio questo accento. Olympique Marsiglia Inter, come dicevamo, Zenit Benfica. Questa come... CSK, Zenit Benfica forse sono le sfide più equilibrate, sai? Insieme, è difficile trovare la favorita. Sì. A livello quantomeno di palmarès, è una delle sfide più equilibrate. Chiaramente Benfica è una formazione più storica del calcio europeo, lo Zenit però rappresenta un po' quello che vuole essere il futuro, anche il potere dei soldi russi. Come dire. È andata bene a José. È andata bene a José, che credo che andrà ai quarti di finale in carrozza, proprio con dei cavalli bianchi. Sulla neve di Mosca. Per quello che io ho visto a del CSK, a meno che non facciano una sontuosa campagna acquisti a gennaio, mi sembra un po' improbabile anche solo che inizino la partita. So che se lui fosse qua sarebbe tantissimo, mi metterebbe un foglietto attaccato alla porta dicendo mi ricordo di parlare delle squadre dopo che ci hai giocato contro, mai prima, non si fa mai così, io avrei... Ci siamo permessi. Cospargerai il capo di cenere, caro José, ti chiedo scusa, ma sono convinto che tu Real al CSKA, come dire, insomma, un quarto d'ora la partita è finita. Proseguiamo con quello che sono il commento. La bandiera sventola, l'inverno avanza, sta arrivando, l'inverno avanza ma la bandiera sventola, sì, qua da Piero Gentile, dei che invece fa dello stretching con la schiena. Dicevamo, eravamo ancora alla grafica. Sì, eravamo ancora alla grafica, ancora un paio di partite. Perché dobbiamo commentare ancora Napoli-Chelsea. Napoli-Chelsea, ho sentito una serie di commenti su Villas-Boas, ma deluso, vedremo poi se il Napoli riuscirà, è abbordabile, è fattibile questa sfida. Dicevano Milan-Arsenal, dipende dall'Arsenal, perché il Milan è quella cosa lì, e penso che sarà ancora quella cosa lì a marzo, a febbraio-marzo. L'Arsenal è una squadra che acquisterà, e soprattutto una squadra che già con Van Persie è un'altra formazione. Dopo l'infortunio è tornato, se rimane questa formazione qua può creare qualche carta anche a capo al Milan. Déjà vu, anche se il Milan negli ultimi anni. Sì, assolutamente. L'altra volta diverso, c'erano Fabregas e Adebayor e presero due fichi in casa, se non ricordo male. Due perette. Differenza. Sì, sì, pochino a differenza. No? Cioè, Fabregas. È proprio poco. Pochino. Lione Apoel creerà la... E signor Scarpini qua dice che la Apoel è un po' la sorpresa, potrebbe essere la sorpresa di Ma questa sì, perché lui in realtà vorrebbe andare a Cipro perché gli piace, è ancora affezionato quella... albergo in cui andò ai tempi, ti ricordi, del Anortosi, si fa gusta, allora dovrebbe tornare a... Ah, lui dice che è affezionato al posto. È affezionato al posto, bene, insomma, bene. Poi fa caldo, si sta bene, se dice ai quarti magari giochiamo con la Poel. Se mai passeremo gli ottavi di finale, speriamo che sia così. Dicevo, e poi infine il Bayer Leverkusen affronta Barcellona. Qualche grattacapo per il Barça, probabilmente. Poi cosa dobbiamo aggiungere? Barcellona e grattacapi non ce l'ha con nessuno, se vuole, perlomeno. A meno che tu non sia l'Inter del triplete, che come ha detto saggiamente il buon Guardiola, venerdì presentando il classico, l'Inter del triplete era una squadra a parte, una squadra... Champions di nome e di fatto, ho detto queste parole, poi riportate ovviamente molto poco dalla stampa italiana, ma ricordati una Gaia che in Europa bisogna sempre tifare le italiane, oggi mamma così, mia come siamo, mi è scatenato molto siamo un po' polemici, ce n'è subito una, ce che n'è per polemico, tutti oggi ce n'è per tutti, tutti. Guarda, ce ti vedo, sei incontenibile, sono incontenibile. Allora Giuseppe Mignosa scrive al capitano, dice voglio realizzare qualcosa per una squadra del cuore, e poi che cosa? Non lo sa ancora, ha detto, però dice, mi chiedevo solo se il suo sogno rimarrà tale, ci potrebbero essere immagini di poter anche solo discutere di questo cruccio con qualcuno, un affretto, un fratello, una... con affetto da un fratello nero azzurro. Ti ringrazio. Ragazzi, un buon sorteggio, pensiamo al campionato. Nico. Nico, sai che è sempre ermetico. No, lui dice un buon sorteggio, pensiamo al campionato. Nico, io l'anno scorso mi ricordo tutte le spamparazzate su un buon sorteggio con lo Schalke 04 e la amara figura che abbiamo fatto. Quando eravamo una squadra in corsa, sì, poi lascia perdere la settimana sfortunata, sì. Le canazionali e tutto. Abbiamo fatto una amara figura, quindi io quest'anno inizierei a dire andiamo a Marsiglia, vediamo. Ci concentriamo tantissimo e ci giochiamo alla Champions League perché dobbiamo andare più avanti possibile. Nel rispetto della tradizione, dell'Inter, del fatto che siamo stati campioni d'Europa 2 anni fa, di tutto quello che volete. E poi ci divertiamo anche, perché è bello andare in trasferta, a vedere in Champions la propria squadra del cuore. E noi ce la giochiamo con tutti. Come diceva Guardiola, non io peraltro. Carlo Ranieri,
Caro Rani, caro Gaia, mister. Le scrivo complimentandomi con lei. Sì. Fabio. Per il lavoro svolto, perché riesce pian piano a sbrogliare la matassa. Lui è Fabio Chiesa da Senago. Per troppo tempo ci siamo cullati dietro uno schema, giocatori totem, tutto bene fino a quando le cose funzionano. Bene il 4-4-2, attaccanti, Snyder ha dato il meglio, come seconda punta dietro Milito, Pazzini, Zarate o Castagnos. Centrocampo, corsi esterne, vero rebus di questo schema, a destra Maicon con Faraoni, abbiamo visto il meglio, a sinistra Nagatomo con Obi o Poli, ma io insisterei per Edu Vargas. Interni Cambiasso e Motta, che può essere sostituito da Poli, insisterei per Lucas, insomma, anche io insisterei per Lucas. Nel senso, lui dice, speriamo che il presidente ci faccia un regalo, Fabio. Insomma, sono regali costosi, questi, voglio dire, non so Vargas, però per quanto riguarda Lucas pare che il presidente del San Paolo non abbia proprio intenzione di regalarlo, anche perché mi sa che si è reso conto di aver la pepita in tasca. E quindi è un po' difficile che gli venga in mente di dare un 92 a prezzi, diciamo che rimarremo, ecco. A prezzi, noi rimarremo sempre all'interno di quello che è il profilo che ha deciso di assumere la società. Questo è quello che ci immaginiamo. Lusso con Samuel in difesa, Ranocchia e Kivu, ma io insisterei per Juan Jesus, anche qui mi piacerebbe se si potesse intervenire sul mercato. A questo punto abbiamo un bel mix tra vecchiume stagionato, stagionatura, diciamo, vini di età, visto che oggi siamo francesi. Definiti come vecchiume stagionato. Ma sì, secondo me saranno felici. Adesso arriveranno 2 o 3 telefonate in redazione. Bordeaux dannata, ti piace? Ma sa che io... Canagaia non mi piace il vino rosso, tra l'altro. No, ma proprio il bianco magari il è proprio non in mi piace proprio il vino, mi spiace per tutte le case. Solo che Pirigna te l'ho detto. Ma non è vero, io sono acqua. Sì, perché questo... mi piace l'acqua. Beh, ci sta. L'acqua fa ruggine. Ha un buon sapore, capito? Come, vabbè, insomma, quindi non posso aiutarti nella selezione. Nella definizione, dei, no, selezione dei, di vini francesi per così prepararci a questo... Mi un'accezione positiva, positiva, ecco. Sì, beh, no. Io l'ho data positiva, lui magari un po' meno. Anche mai stagionato, anche no. Posso dartela sui salumi, non lo so se... Dice, ora è tutto nelle sue mani per continuare a dare un gioco a questa squadra e se è giovane di buona qualità. Buon lavoro, Fabio, che sempre, come dire, abbastanza tonico, Si scrive da Senago, noi lo leggiamo perché comunque lui c'ha il piglio dell'interista che ama. Tra l'altro ieri sera intervista il presidente Moratti alla cena di Natale. Tradizione che si rinnova, una cena particolare con invitati particolari, dico tradizione che si rinnova rispetto a quello che era stato le cene che venivano organizzate negli anni 60, e quindi una bellissima tradizione che si è rinnovata, ci ha fatto piacere partecipare, abbiamo disturbato il dottor Moratti per 4-5 minuti e lui ha detto una cosa bellissima. Pensate con quanta umiltà ha usato la parola servire, l'accezione per la quale il presidente dell'Inter serve i tifosi, è il primo dei servitori, insomma la società ovviamente serve i tifosi, il tramite dei tifosi, il presidente come responsabile della società serve i tifosi, è una cosa bellissima e lui ha detto anche con una certa emozione di essere toccato ogni volta che sente la passione dei tifosi dell'Inter. La felice idea di prendere Tevez secondo me sarà un mezzo bidone, scrive Donato Dirella. Che anche lui insomma non usa il giro di parole nella definizione. All'Inter serve un centrocampo robusto con un leader. Cosa ne pensi di Tevez, Nanghi, tu che sei un'esperta, al di là di quello? Posso dirti che a me non piace. Ma sai che me l'aspettavo? Perché te l'aspettavo? Cos'è che non ti convince? La polo color vinaccia con la quale gioca golf? Oppure? No, non mi convince anche per il comportamento che ha fuori. Però di gioco, quindi secondo me alla fine poi incide anche sul rendimento di un giocatore se non hai un allenatore che ben riesce a gestirti. E non so quanto, visto che Tevez è associato al Milan, Allegri sia in grado di fare. Ah, finalmente qualcuno che dice quello che penso io di Allegri, mamma mia. Se vuoi te ne dico altre, però. Ma forse anche no, chi se ne frega. Sopravvalutato e poi dopo lasciamo perdere qua. Beh, soprattutto perché la stampa ovviamente come sempre è un crogiuolo di sorrisi, poi evidentemente frequenta locali giusti, quindi come diceva buon José c'è sempre come dire qualcuno al tavolo, qualche sorriso, una pacca sulle spalle. Sai come funziona? Piatto di pasta magari. E via. Petrucci ha tirato fuori il coltello elogiando Agnelli.
Moratti si dichiara indisponibile al tavolo. In realtà Luccaro Luigi è presentato una cosa molto circostanziata su quello che è stato il tavolo a cui ha partecipato. Magari prima di collegarci col dottor Paolillo, magari, un po' di musica? Sì, andiamo a ascoltare un po' di musica, poi magari quando rientriamo ascoltiamo anche l'intervista al presidente, visto che l'hanno citata due o tre volte. It's been a while, è stato un attimo. È stato un attimo, lui all'Olympique Marsiglia, ti ricordi, insomma, 9 titoli di Francia, 10 coppe di Francia, 3 supercoppe, tra l'altro in tempi abbastanza recenti.